Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Ragazzi, vi ricordo che se vi va di seguirmi su Instagram, date questo sigla e poi andiamo a iniziare il video. E se vi dicessi che di questo uomo ne ho sentito parlare per la prima volta proprio su YouTube? Franca Leusini, una giornalista e conduttrice italiana, nel 1994 ha dato vita a un format chiamato Storie Maledette. La Leusini in questa trasmissione televisiva fa delle interviste, ovviamente molto approfondite, a persone comuni che sono diventati noti casi di cronaca nera. Gli intervistati non sono mai professionisti del crimine, bensì sono storie di persone normali che conducono una vita normale, che poi cadono in qualche brutta situazione che li porta a compiere proprio il fatale gesto. Ho visto parecchie puntate di quel programma, mi piaceva l'idea dell'intervista, la trovavo interessante, ma soprattutto mi sono resa conto, puntata dopo puntata, che era così. Le persone intervistate da Franca Leusini non erano efferati fuori di melone seriali, tutt'altro. Oggi però sono qui per dirvi che Franca Leusini, quando è andata a intervistare Marco Mariolini, ossia il protagonista della nostra vicenda, non è andata ad intervistare una persona che conduce una vita normale e che poi è finita in qualche situazione brutta. No, Marco Mariolini in una situazione brutta ci è nato. E crescendo è arrivato a sviluppare un disturbo davvero invalidante, non solo per lui, ma anche per le persone che provavano a stringere una relazione amorosa con lui. Oggi, ragazzi, ci troviamo dinanzi ad un caso delicato, forse unico nel suo genere. E la cosa che più mi mette i brividi è una: la tragedia che è avvenuta, purtroppo, si è consumata molto vicino a me, proprio perché il fatto è accaduto nei pressi del Lago Maggiore, in Piemonte. E io, per raggiungere il Lago Maggiore, cari e cari, ci metto una ventina di minuti in macchina. Ma andiamo con ordine e iniziamo a districare i nodi di questa storia. Il carnefice di questa storia, Marco Mariolini, nasce a Pisogne, in provincia di Brescia, nel 1959. È un diplomato perito chimico, però non l'ha mai esercitato. Marco fa l'antiquario e anche in età adulta continua ad abitare a Pisogne, in Val Camonica. L'infanzia di Marco, diciamolo, non è dei migliori. Ha un padre un po' bonaccione, che però lui definisce il debole della famiglia. Però tutto sommato non spende parole troppo negative per suo padre, perché la sua mente punta totalmente a sua madre. La ricorda come una donna nervosa, ansiosa. Marco arriva addirittura a definirla ingombrante. Per Marco, sua madre è un'isterica, una donna con dei chiari tratti manico-compulsivi. E in effetti c'è da dirlo, la madre di Marco bene bene non sta. Quella donna non fa nient'altro che pulire casa in modo ossessivo. Di continuo. I pavimenti erano letteralmente brillanti, i mobili venivano spolverati 3 volte al giorno, ma soprattutto ogni cosa aveva il suo posto. Ogni oggetto di arredamento, da un soprammobile al cuscino del divano, non doveva essere spostato neanche di solo mezzo millimetro. E se per caso un membro della famiglia su quel divano ci si sedeva, e quindi inevitabilmente il cuscino lo spostava, doveva avere la sua stessa accortezza, doveva rimettere quel cuscino esattamente al suo posto. Non un millimetro in più, non un millimetro in meno. Capite bene che vivere con una madre, con una persona del genere, non è assolutamente facile. E per di più, Marco da piccolo piangeva in continuazione, notte e giorno. Non la smetteva letteralmente mai di piangere. Il punto è che il bambino piangeva senza sosta a causa di una gastroenterite, che per i primi 2 anni di vita l'ha portato a stare davvero male. Ma sua madre, quel bambino che strilla in continuazione, lo vede come una maledizione, lo vede come un incubo. Non lo sopporta più. Quindi un giorno la donna, presa da un attacco di rabbia, prende il bambino e lo fa letteralmente penzolare dal balcone tenendogli i piedi, urlandogli: smettila di piangere, smettila immediatamente o giuro, ti butto di sotto. Marco, fortunatamente, i successivi anni di vita li passa principalmente dai suoi nonni, in quanto poco dopo la madre sostiene che di certo non poteva ossessionarsi con le pulizie e contemporaneamente prendersi anche cura dei suoi figli, perché Marco aveva anche una sorella. Il padre di Marco in realtà subisce tutto in modo molto molto passivo, anzi è spaventato dai possibili attacchi isterici di sua moglie. Il tempo passa, Marco cresce. Arriva l'adolescenza e il ragazzo ovviamente inizia ad aver voglia di fare le cosine malandrine, insomma le cosine sporcaccine. Ma il tutto, a mio parere, è molto, ma molto più assurdo. Tutto inizia verso le medie. Marco sta sfogliando il suo nuovo libro di scienze e si rende chiaramente conto che tutte le tavole e le figure dei dettagli anatomici umani
lo attirano. Si dimostra davvero interessato ed è qui, in questo modo, che inizia a sviluppare qualche lontana fantasia furbetta. Il punto è che se quella fantasia furbetta provassimo ad applicarla ad un contesto normale, la possiamo applicare a dei ragazzini della sua età che avevano reazioni un po' particolari quando vedevano una bella donna su una rivista. Marco Marulini fin dall'inizio sviluppa un'attrazione totalmente anormale. Guarda affascinato l'intrecciarsi delle vene, delle ossa, dei nervi, ma soprattutto lo fa sul libro scolastico di scienze. Andando avanti con l'età, però, Marco si rende conto di essere sempre più attratto da un elemento, le ossa. Marco è attratto letteralmente dallo scheletro ed è questo che cerca nelle ragazze. Questo principalmente è il vero motivo per cui Marco non riesce a stare con nessuna ragazza, almeno per un bel po'. Qualcuna sì, era magra, ma non era abbastanza magra per lui. Arriviamo quindi a quando Marco ha 19 anni compiuti e fa il suo primo incontro con una delle donne che entreranno a far parte della sua vita, Lucia. Lucia in effetti è una donna magra, pesa circa 50 kg per 1,65 m di altezza. Quindi i due iniziano a frequentarsi, ma appena avviene una situazione intima, Marco Mariolini sostiene che Lucia sia una falsissima magra, la definisce proprio così. Addirittura Marco sostiene che per poter fare le cosacce con Lucia ha dovuto per forza tenere gli occhi chiusi, affidandosi solo al tatto. Nonostante questo, però, quando Marco ha all'incirca 21 anni, sposa Lucia. Il matrimonio, però, sicuramente non semplifica la situazione di Marco, perché il suo fine è quello di far perdere a sua moglie dei chili. Ovviamente. Quindi Marco aveva proprio deciso di iniziare un percorso di dimagrimento con sua moglie, proprio per farle perdere peso e per farla risultare ai suoi occhi più stimolante. La loro relazione fin dall'inizio si basa sul controllo, ma non solo, c'è anche violenza, non solo violenza fisica, ma anche violenza verbale, psicologica. E quindi più volte Lucia subisce i maltrattamenti di Marco, ma al termine di quei maltrattamenti l'uomo cambia in modo repentino, diventa dolce. Inizia ad abbracciarla, le dimostra affetto ed è in questo modo che questa situazione inizia a ripetersi all'infinito. Dopodiché avviene un fatto che io onestamente ho trovato assurdo considerato il problema di Marco, perché ad un certo punto Marco decide di avere anche dei figli da Lucia e ovviamente Lucia ben presto resta incinta. Lo stesso Marco Marolini lo ammette, è stato un idiota, non aveva assolutamente previsto il fatto più evidente, più lampante. Quando Lucia resta incinta, inevitabilmente inizia a prendere peso e ovviamente, come è giusto che sia, la sua pancia inizia a crescere. E Marco, in questo momento, inizia a provare una vera e propria repulsione per il corpo di sua moglie. Passano malapena altri 2 anni, nonostante la situazione, Lucia rimane nuovamente incinta. Ma una volta nato il secondo figlio, Marco e Lucia si separano. Una volta lasciata Lucia, Marco si è ritrovato dinanzi allo stesso problema. Provava attrazione per delle donne che avevano un fisico davvero assurdo, al limite. E proprio in quel periodo di astinenza decide di riempire un album di foto di ragazze che potevano soddisfare i suoi canoni estetici, specialmente per quanto riguarda il peso, ovviamente. E Marco immagina ragazze che pesano circa 25-30 kg. Passa del tempo e c'è una svolta perché Marco Mariolini si rende conto che donne del genere esistono davvero. È un lampo per lui. Collega ben presto quei corpi magrissimi alle tavole di anatomia che aveva visto nel libro di scienze. E Marco Mariolini prende coscienza della situazione. A Marco piacevano le ragazze magre, tanto magre da essere anoressiche. Marco quindi si infila in quel mondo, vede quelle creature che hanno quasi preso vita dall'album che aveva riempito appena si era staccato da Lucia. E ovviamente inizia a provarci con delle ragazze che possano essere di suo gradimento. La prima si chiama Astrid, ha 20 anni, è alta 1,60 m e pesa 28 kg. Studia a Cremona. Marco la incontra, ci riesce a fare cose bricconcelle per un paio di volte, poi Astrid sparisce. Quindi arriva il turno di Roberta, una babysitter di 38 anni, alta 1,65 m e dal peso di 35 kg. Peccato che la loro relazione finisca ancora prima di nascere. E allora ecco che arriva il turno di Sandra. Marco sostiene sia la ragazza più magra che abbia mai visto, ha 45 anni, ma c'è un problema. Sandra non si fa sfiorare neanche con un dito. A questo punto Marco Mariolini si rende conto che tutte le ragazze incontrate dopo Lucia non rifiutano solo il cibo, ma rifiutano anche una relazione con lui o con qualcun altro, poco importava. Ed è proprio in questo modo che Marco sviluppa ancora di più la sua ossessione. Per Marco, una donna in quelle condizioni rappresenta una persona che riesce realmente ad amare, ma le donne in quelle condizioni di fatto non riescono ad amare lui. Rifiutano l'amore, l'amore di chiunque. Marco a questo punto prende coscienza del fatto che il suo obiettivo è realmente estremo, ma non si ferma. La sua ossessione aumenta.
Inizia a soffrire in modo importante di depressione e quel disturbo per Marco non è nuovo. Però in quel momento sembra che Marco ne stia uscendo, sta un po' meglio. È sul suo furgoncino bianco e sta guidando tranquillo quando ad un incrocio, in una macchina, intravede un teschio. È in questo modo che Marco definisce la ragazza che ha visto in macchina. La reazione di Marco è ovvia. Ne è attratto, quindi fa retromarcia e la insegue. La ragazza che Marco aveva visto in quell'auto si chiama Bianca. L'uomo la insegue fino a casa e quindi scopre ben presto anche dove abita. A questo punto Marco inizia a corteggiarla, prova a fermarla per strada, le compra dei fiori, la invita fuori, ma non ottiene niente. Passano pochi mesi e Bianca lo manda definitivamente a quel paese. Però passa qualche tempo e Marco rivede Bianca ed è ancora più magra. Quindi inizia a pensare che quella donna la deve avere. Per questo rincomincia a seguirla. Si apposta sotto casa sua anche per scoprire i suoi orari, le sue abitudini per quanto possibile. Ma dopo poco tempo, Marco si apposta sotto casa di Bianca e vede le insegne funebri. Bianca non c'è più. Passano altri 2 mesi, oramai è estate piena, e Marco nota una ragazza molto filiforme che si dirige verso il paese. Lo sappiamo già, no? Non può trattenersi da seguirla. La donna si siede al tavolino di un bar all'aperto e Marco la insegue. Si siede proprio ad un tavolino a fianco a lei. Marco vede ordinare a quella donna un cappuccino e 4 cornetti. Le mangia e poi chiede dove sia il bagno. E Marco sa benissimo cosa ci vada a fare quella sconosciuta in bagno. Anche perché quando ne esce ha una piccola macchia sulla maglia, che lui identifica immediatamente. Di conseguenza Marco prova a fare un po' lo sfrontato e chiede a quella donna di prendere un caffè. Lei accetta. Incredibilmente, anche quest'altra ragazza si chiama Bianca. Marco a quel punto fa riemergere la sua ossessione, che arriva all'idea di avere Bianca ad ogni costo, anche senza il suo consenso. Quindi la guarda mentre si allontana, nel frattempo la segue di soppiatto, indossa dei guanti, un passamontagna e si mette nel sottoscala, in agguato, in attesa che Bianca rientri in casa. Era esattamente di fianco all'entrata di casa di Bianca. La donna non avrebbe avuto scampo. Bianca infatti apre la porta e si sente afferrare da un uomo, che la trascina dentro casa e la costringe a togliersi i vestiti. Bianca ovviamente è terrorizzata, quindi ascolta Marco. Però ad un certo punto la donna inizia ad avere difficoltà a respirare, inizia ad ansimare e ad un certo punto cade a terra. Bianca è in piena crisi asmatica. A quel punto Marco si toglie il passamontagna per andare in soccorso a Bianca e Bianca lo riconosce. Quello è proprio quell'uomo che l'ha fermata al bar. Marco a questo punto si sente in colpa, inizia a sentirsi sbagliato. E la sua reazione è quella di avere un pianto disperato. Arriva a singhiozzare, non riesce quasi a respirare, tanto che alla fine quello che lo consola è Bianca. Bianca lo accarezza, lo abbraccia, gli dice che va tutto bene e poi accetta di fare cosacce con lui. Lo accontenta. Marco non ci crede e anche dopo, quando sono sul letto e stanno fumando una sigaretta, lui continua a toccarla in modo ossessivo. Ma quel momento di piacere per Marco purtroppo ha una breve durata, perché Bianca ben presto lo mette alla porta. Bianca dice a Marco che se solo avesse provato a ricontattarla in qualche modo, se la sarebbe dovuta vedere non solo con suo marito, ma anche con i carabinieri. A questo punto Marco Maiorini si rende conto di non essere proprio come tutti gli altri. Insomma, c'erano differenze sostanziali tra chi si viveva la sua vita bricconcella in pace, metteva su famiglia, aveva una compagna fissa e conviveva con lei. Ed è proprio per questo che Marco decide di rivolgersi a uno psichiatra, che gli prescrive dei farmaci per la sua depressione, che ormai a quanto pare è diventata cronica. Però Marco Mariolini soffre di una depressione diversa da quella comune, perché Marco sa benissimo quale sia il suo problema. Era chiaramente dovuto al fatto che non potesse avere le ragazze di cui era attratto che l'aveva portato poi alla depressione. Di conseguenza i farmaci sì servono, ma fino a un certo punto, perché la sua è una depressione lucida in un certo senso. Si rende conto in modo oggettivo che non avrebbe mai avuto l'opportunità di instaurare una relazione con una donna che avesse quel disturbo. Non era proprio fattibile a livello psicologico. Ecco perché Marco decide di attuare un piano molto manipolatorio. Perché Marco si rende conto che sì, avrebbe dovuto trovare una ragazza già in partenza, magra, filiforme, però doveva essere sana, in salute. Solo durante la relazione e sotto la sua tutela, poi la ragazza in questione avrebbe raggiunto il peso che lui desiderava realmente. Marco quindi fa una cosa e decide di mettere un annuncio su un giornale. Siamo nell'ottobre del 1984. L'annuncio di Marco è precisamente questo: sono un commerciante di buona posizione economica e vorrei conoscere, a scopo di convivenza o matrimonio, una ragazza tra i 18 e i 50 anni. Guardate già che ventaglio di età propone, dai 18 ai 50 anni, andiamo avanti, che sia veramente magrissima, anzi
Scheletrica. E in questo piano assurdo entra in gioco una ragazza, Monica Calò. Monica è nata a Domodossola nel 1971 ed è la prima di tre fratelli. Monica è descritta come una ragazza seria, non aveva grilli per la testa e non ha mai dato problemi in famiglia, di fatto. La madre di Monica, Annalisa Ghiringhelli, vive con un uomo che si chiama Rosario Calò. E nonostante non sia l'effettivo padre di Monica, i rapporti sono ottimi, vanno più che d'accordo. Però torniamo all'annuncio che Monica ha letto su quel giornale. Quando Monica legge quell'annuncio si trova a Padova, non a Domodossola. Ha 23 anni e frequenta la facoltà di psicologia dell'Università di Padova. Per l'esattezza, sta proprio frequentando un corso per diventare logopedista. Il fatto è questo: Monica non si sente troppo attraente, nonostante di fatto sia una ragazza molto molto carina. Però in effetti sì, è magra. Lo è di costituzione, però Monica tenta di indossare vestiti che non mettono in evidenza la sua forma fisica. E infatti quel giorno indossa un maglione molto largo e poi si dirige verso il telefono a chiamare Marco Mariolini, l'uomo dell'annuncio. Quella è la chiamata che sancisce la sua condanna. Marco e Monica si incontrano alla stazione di Padova. Siamo al 12 ottobre del 1984. Monica è incuriosita dai gusti così singolari di Marco e in poco tempo iniziano a frequentarsi. Ed è in questo modo che Marco inevitabilmente, giorno dopo giorno, ora dopo ora, si innamora di Monica. Anche perché finalmente prova piacere nel fare le cose birichine. E per lui anche quell'aspetto diventa una sorta di ossessione, perché rappresenta ciò che ha sempre sognato nella vita. Passa del tempo, Marco non sopporta l'idea di doversi separare da Monica in qualche modo. Quindi l'ossessione diventa bisogno di controllo. Per Marco c'è una sola ed unica possibile via: la convivenza. Per convincere Monica, Marco però non usa le buone maniere, o almeno inizialmente forse ci prova anche a usare le buone maniere. Ma arriva una sera in cui Marco porta Monica a casa sua, a Pisogne. Il problema è che quella casa non era solo di Marco, ma anche della sua ex moglie, Lucia. I due si erano separati, ma erano separati in casa e hanno continuato a vivere assieme anche con i figli. Nonostante ciò, però, l'unica a prendersi cura dei figli è Lucia. Marco è totalmente disinteressato. In realtà i rapporti tra Monica e Lucia sono più che cordiali. Lucia vedeva Monica una ragazza brava, bella, intelligente, spigliata, spontanea e quindi come non poteva voler bene o provare affetto per Monica? Però quella sera succede qualcosa. Marco, davanti alla sua ex moglie Lucia, ad alta voce, dice: "Quindi Monica è deciso. Si va a vivere assieme, si va a convivere." Le parole di Marco, come notate, sono un'affermazione più che una richiesta. E per Monica quell'argomento è davvero un argomento difficile, spinoso da affrontare. Monica è ben d'accordo di frequentare Marco, ma vivere sotto lo stesso tetto, come idea, non è che le vada proprio a genio. In quanto Monica sta ancora studiando, ha bisogno dei suoi spazi. E quindi risponde a Marco in modo molto tranquillo: "Lo sai, Marco, ne abbiamo già parlato. Questa non mi sembra affatto una buona idea." Marco però non fa finire neanche la frase a Monica. Immediatamente le mette le mani addosso. Le fa del male, proprio dinanzi alla sua ex moglie, che, terrorizzata, scappa con i bambini che purtroppo hanno assistito a parte della scena. È proprio dopo questo evento che Marco e Monica vanno a vivere assieme in un appartamento a Clusane, una frazione del comune di Iseo. Clusane è un piccolo paesino in provincia di Brescia e la casa in cui si stabiliscono Marco e Monica è abbastanza grande, è su due piani. Loro due vivono al piano superiore, mentre al piano terra c'è il negozio di antiquariato di Marco, che prova a far tornare all'attivo. È passato esattamente un anno da quando si sono conosciuti e Marco a questo punto è tranquillo, è sicuro, niente e nessuno può più interferire. I due quindi iniziano a convivere e Marco, un giorno, senza troppo preavviso, gli dice: "Sai, Monica, se mi dovessi lasciare, sappi che mi dovresti far fuori. Mi dovresti togliere di mezzo perché in caso tu sparissi, ti cercherei in capo al mondo e se non ti trovassi, cercherei vendetta sui tuoi genitori, sui tuoi cari." Monica si irrigidisce quando sente Marco fare questi discorsi, però non ci dà troppo peso. Crede che non sia nulla di grave, in quanto Marco sta blaterando tutte queste cose, mosso più che altro dalla gelosia. E in fondo Marco era un tipo davvero davvero strano. Quindi passano i primi 4 mesi di convivenza e il controllo di Marco Mariolini si estende anche al patrimonio di Monica Calò. L'uomo è sul lastrico perché la sua ossessione occupa ogni parte della sua giornata, ogni secondo della sua giornata. E sotto l'aspetto lavorativo della sua vita non riesce davvero a combinare niente, ma proprio niente. Monica quindi decide di aiutarlo, decide di dargli un forte aiuto economico che Marco Mariolini non rifiuta. Monica infatti ha ereditato due appartamenti, uno lo vende e l'altro gli garantisce un'entrata sicura ogni mese. Monica quindi ha a disposizione 76 milioni di lire
e tutti quei soldi finiscono nel conto corrente di Marco Mariolini. Superato il piano economico, Marco Mariolini si concentra sul corpo della donna. Monica è alta circa 1,62 m e pesa sui 54 kg. È una donna considerata magra un po' da tutti, ma per Marco Mariolini non è sufficiente. E in effetti Monica arriva a confidare a Marco una cosa molto molto importante che secondo me ha fatto nascere tutta questa situazione. La ragazza sostiene che era da anni che voleva buttare giù qualche chiletto, ma alla fine non aveva mai fatto alcuna dieta, aveva sempre rimandato. Monica infatti è affetta da scarsa stima verso se stessa, ha manie ossessivo-compulsive e comunque non ha un rapporto idilliaco col cibo già a prescindere. L'incontro con Marco Mariolini non fa che peggiorare questa situazione. Queste due persone, già problematiche a livello individuale, decidono di fare una cosa folle. Uniscono le loro patologie e in questo modo fondano una storia d'amore, che però si posa su delle regole davvero, davvero allarmanti. Dovete sapere che Monica tutti i giorni si pesava. Appena sveglia, prima della colazione, quella era la prima pesata della giornata. Vi dico che era la prima perché Monica si pesava anche 3, 4, 5 volte al giorno, sempre sotto l'attenta osservazione di Marco. Arriva però una mattina, Monica sale sulla bilancia, Marco è di fianco a lei e capisce proprio dallo sguardo di Marco che qualcosa non va. Quindi anche lei abbassa gli occhi, guarda la bilancia, 43 kg. Quella settimana non aveva perso un solo etto. Questo per lei ovviamente si traduce in una forte delusione, si chiude in se stessa, non parla e al momento della colazione ha davanti a sé semplicemente un tè caldo. Poi, quasi senza pensarci, in modo istintivo, allunga la mano per prendere un biscotto d'avena che stava sul tavolo. Ed è a questo punto che Marco la incalza. Monica, non mi vuoi bene? Sei sicura di volerlo mangiare? Sai che non ce lo possiamo permettere, Monica. Monica però quel biscotto lo mangia. Peccato che poco dopo si diriga in bagno. Anche in questo caso Marco sa benissimo cosa stia andando a fare in bagno Monica. Infatti la sente tossire. Ma a vuoto, quel biscotto non vuole assolutamente uscire dal suo corpo. Di conseguenza Marco Mariolini cosa fa? Raggiunge Monica in bagno. I due si guardano, hanno uno sguardo d'intesa. Sono d'accordo. Quindi Marco, dopo aver guardato Monica, la colpisce il ventre. E in questo modo Monica riesce a vomitare. In quella precisa circostanza Monica va a ringraziare Marco. Erano complici in questa storia. Lo sono stati per un po' di tempo. Poi però tutto ha preso sopravvento. Quando Marco ha conosciuto Monica, pesava 52 kg. Quando sono andati a convivere un anno dopo, Monica ne pesava 46 di chili. Inizialmente Monica e Marco si accordano sul fatto che al massimo Monica avrebbe raggiunto i 42-43 kg, per poi mantenerli stabilmente e nel modo più sano possibile. Se non fosse che quel peso cambia, diminuisce, diventano 38 i chili. C'è però una svolta, perché il corpo di Monica non riesce più a reggere questo supplizio. Non ce la fa più e quindi a Monica sparisce il ciclo. Marco Mariolini è ben consapevole che quel sintomo è molto pericoloso. È il primo campanello d'allarme che porta a quella malattia che secondo Marco rende le donne bellissime, ma contemporaneamente impossibile da avere. Marco a riguardo dice esattamente queste parole. Lo sapevo, infatti, ma decisi, maledetto me, di rischiare ugualmente. Decisi. Era come se il rischio riguardasse lui e non la donna che sosteneva di amare. Monica per Marco si era trasformata in un oggetto. Ma questi problemi, oltre a stravolgere il fisico di Monica, finiscono anche per stravolgerle la mente. Monica d'indole era una ragazza vivace, simpatica, estroversa, nonostante anche lei avesse i suoi problemi, come abbiamo visto durante questo video. Monica riusciva a celare i suoi turbamenti grazie ad una personalità davvero parecchio, parecchio importante. Però arrivata a questo punto della storia, Monica non sorride più, non è simpatica, non è vivace. Monica è cambiata, ed è cambiata davvero. È cambiata perché ha raggiunto i 38 kg. Marco Mariolini sostiene che una volta raggiunto quel peso, anche solo l'idea che Monica potesse tornare a 40 kg gli metteva una grande, grandissima angoscia. Però ad un certo punto c'è una nuova smolta e credo che in questo caso dobbiamo un attimino fermarci proprio per analizzare questa situazione. Perché questa situazione, secondo me, dà proprio la svolta al caso. Dovete sapere che Marco e Monica erano soliti uscire a cena e tra l'altro frequentavano anche dei ristorantini abbastanza rinomati. Marco era solito mangiare quello che gli pareva, primo, secondo, contorno, caffè, dolcetto. Monica invece poteva ordinare solo una cosa, del tè caldo, rigorosamente senza zucchero. Arriviamo a un giorno, è domenica 2 giugno del 1996. Siamo all'ennesima uscita al ristorante di Marco e Monica, però Monica non ce la fa più, è arrivata davvero allo stremo. E quindi, quando Marco, al cameriere, ordina un piatto di pasta e i funghi, Monica si fa coraggio
e dice al cameriere: «Per me potete portare un piatto di gnocchi?» A questo punto Marco fa una scenata per quanto possibile silenziosa. Inizia a sussurrarle cose del tipo: «Sai quanto ci abbiamo messo per arrivare a questo traguardo? Quegli gnocchi rovineranno settimane e settimane di sacrifici, Monica, non puoi!» Ma Monica a quel punto appare rigorosa e gli dice: «Ho fame, voglio mangiare!» Marco è arrabbiato, si alza, si dirige in bagno e quando torna dal bagno, entrambi i piatti, sia il suo che quello di Monica, gli vengono serviti. Monica quindi ha davanti a sé un piatto di gnocchi, prende la forchetta e appena prova ad infilzare uno gnocco, Marco la guarda con sfida e bisbiglia: «Non ti permettere, sai? Monica, non lo fare, non ti devi permettere!» Marco prova anche a sfilarle il piatto, a tirarglielo via, e in uno slancio Monica si alza con il piatto in mano e inizia a mangiare velocemente, uno dopo l'altro, uno dopo l'altro. Marco la insegue, prova ancora a togliere il piatto e quindi Monica si rifugia in cucina, dove praticamente riesce a consumare una buona parte del pasto, considerando le sue abitudini alimentari. Marco è furibondo, è fuori di sé, continua a inveire contro Monica anche una volta tornati a casa. È così tanto furioso che decide di punire Monica. La fa dormire per terra, al freddo, senza vestiti. Marco intanto si corica sotto le coperte, quella sera ha bevuto parecchio e dopo un po' la furia lascia il posto ad un sonno profondo. Monica è per terra, lo vede il suo carnefice prendere sonno, mentre lei continua a tremare, distesa sul pavimento freddo. È a questo punto che Monica ha un attimo di lucidità. Si rende conto di avere dinanzi un uomo che ama da morire, ma che l'ha ridotta a un oggetto, senza la minima volontà. Monica inizia a pensare che quello lì non è amore. Quella che c'era tra di loro non era una relazione amorosa. Quindi Monica si dirige verso lo sgabuzzino, prende un martello e lo usa contro Marco Mariolini, mirando alla testa. Poi urla in modo davvero, davvero assurdo. È in pieno attacco isterico. Appena si conclude quel momento di ira e di confusione, Monica si calma, si guarda un attimo e si vede piena di sangue. Vede troppo sangue e quindi va verso il telefono e non ha alcuna remora a contattare un'ambulanza e i carabinieri. Se ci pensate, la storia di Marco e Monica potrebbe concludersi così, con Marco Mariolini che viene fatto fuori e con Monica che in un modo o nell'altro cerca di riprendere in mano la sua vita, cerca di migliorare, di stare meglio. Ma la verità è che questo atto rappresenta solo l'inizio della fine. Appena arrivano i carabinieri sul posto, si rendono conto che c'è Monica, assolutamente sotto shock, in un angolo della stanza accovacciata, che ripete: sono stata io, è colpa mia, è colpa mia». Gli inquirenti però rimangono alquanto stupiti da un'altra cosa. Come può una ragazza così gracile arrivare a commettere un atto così tanto feroce? I carabinieri la guardano e si chiedono addirittura come possa stare in piedi o respirare. Non avevano mai visto una situazione del genere. Monica quindi in prima battuta non viene spedita al carcere per essere processata, ma viene mandata in ospedale per essere curata. Passiamo però ad un'altra camera d'ospedale, perché Marco Mariolini non è venuto a mancare. È solo in coma. Si risveglia anche dal coma e una volta che si è risvegliato viene trasportato da un reparto all'altro. E quindi Marco viene ricoverato nel reparto psichiatrico. Dopo appena 8 giorni di degenza, il 14 luglio, Marco viene dimesso e viene ospitato a casa della sua ex moglie, più che altro per pietà. Marco ha un'ennesima diagnosi: depressione da stress, in soggetto già per sé ciclotimico o bipolare. Questo per Marco si traduce in altri, nuovi, ennesimi farmaci che deve assumere. Monica nel frattempo è ricoverata per 15 giorni all'ospedale civile di Brescia. È agli arresti ed è piantonata per tentato omicidio. Il resto della pena Monica lo sconta ad Omodossola, a casa di sua nonna, agli arresti domiciliari, lontana dalla follia di Marco Mariolini. Da questo momento inizia il calvario personale di Marco Mariolini che vuole rivedere Monica, ma non può. E questa cosa lo fa stare davvero male perché Marco senza Monica non vive. È proprio in quel periodo che Marco decide di raccontarsi. Scrive un testo per mettere giù nero su bianco la sua storia e quindi comincia a scrivere della sua particolare situazione. Quel testo che Marco stava scrivendo diventa un libro, Il cacciatore di anoressiche. Questo libro lo potremmo definire il diario della sua più grande ossessione, ma c'è anche il dolore, la disperazione di un esilio, di una separazione. Monica, infatti, è presente in gran parte del libro, celata sotto il nome fittizio di Barbara. E alla fine Marco, tra quelle pagine, prevede anche quello che avrebbe fatto. E infatti, Marco, nel libro, dice questo: Barbara, ossia Monica, non aveva più scampo. L'avrei portata sicuramente allo sfinimento, costringendola a dimagrire sempre di più. Avrei dato libero sfogo alle mie voglie bricconcelle fino a quando non saremmo venuti a mancare entrambi. Se si fosse ribellata,
L'avrei fatta fuori prima e comunque le avrei messo le mani addosso e tenuta prigioniera. Il libro viene pubblicato dalla casa editrice Edicom nel 1997. Lo stesso Mariolini presenta il libro durante una conferenza stampa a Milano. È il 12 maggio del 1997 e proprio in quell'occasione dirà queste parole: «Sono un potenziale mostro ed è necessario che qualcuno mi fermi prima che involontariamente io faccio male a qualcuno». Marco Mariolini ha provato in ogni modo a dimostrare le sue intenzioni, prima scrivendolo chiaramente sul libro e poi anche presentando quel libro durante la conferenza stampa. Non ha mai scordato di rimarcare questo concetto. Era un uomo pericoloso, si autodefiniva un uomo pericoloso. Il libro in ogni caso va in stampa e la prima copia tocca proprio a Monica. Marco Mariolini glielo spedisce con una dedica, a mio parere alquanto allarmante, visto i trascorsi, con odio e con amore. Monica lo riceve, lo legge, lo rilegge, si rende conto che quel libro parla di lei, parla di loro due, parla della loro relazione. Ed è proprio dopo aver letto quel libro che Monica inizia ad avere paura. Marco infatti non si ferma, continua ad assillare Monica con una serie di telefonate infinite, e infinite intendo che accadevano ad ogni ora del giorno e della notte, riceveva lettere, inviti. Pensate che ad un certo punto a Monica viene fornito un registratore da collegare al telefono proprio per poter registrare ogni chiamata che riceveva da Marco e ogni messaggio in segreteria che le lasciava Marco. Ebbene, sono stati registrati ben 27 nastri. Però passa qualche mese. Marco pare stia meglio, i farmaci stanno leggermente facendo effetto. L'uomo vuole comunque rincontrare Monica. Continua a tampinarla, la chiama, arriva anche a minacciarla e Monica è stremata. E alla fine, purtroppo, cede. Dopo 2 anni senza vedere Marco Mariolini, Monica sceglie di rincontrare il suo carnefice. E i due decidono di incontrarsi per le 10 a Intra, nei pressi del vecchio imbarcadero. Siamo proprio sul Lago Maggiore. Marco e Monica passeggiano tra le vie del centro storico di Intra. E mentre Marco le chiede in continuazione di poterla rivedere, di poter ricominciare la relazione, Monica cerca di convincerlo ad andare avanti, a cercare un'altra donna, a iniziare un'altra relazione, a cambiare vita. Ma Marco non cede e continua a farle lo stesso identico discorso. Come un disco rotto, continua a ripetere che avrebbero potuto ricominciare da capo. In quanto se in quei 2 anni aveva continuato a pensare a lei in modo così tanto ossessivo, un motivo di fondo c'era. E Marco tenta di far capire questa cosa a Monica, in ogni modo. Monica però per il suo futuro ha già deciso, ha piani diversi. Vuole stare bene, cambiare vita. E non vuole assolutamente ricominciare una relazione con Marco Mariolini. I due sono in auto, posteggiati verso il lungolago. E in quel pomeriggio c'erano diverse persone a passeggiare. I due si stanno per salutare. Monica vorrebbe andare via. Ma Marco la comincia a fare un'ultima passeggiata sul lungolago di Intra. Marco, anche durante questa passeggiata, continua ad assillare Monica, che a quel punto gli dà un netto rifiuto, chiaro, semplice, lampante, decisivo. Marco Mariolini estrae quindi un coltello a serramanico e fredda Monica. Lo fa in mezzo alla gente e tenta di scappare via nuoto attraverso il lago. Una volta catturato, Marco Mariolini viene condannato a 30 anni per omicidio premeditato. Il 30 marzo del 2002, alla lettura della sentenza, Marco si rivolge direttamente ai genitori di Monica, dicendo: «Mi dispiace per ciò che è accaduto, ma non posso chiedervi perdono per una cosa che sono stato costretto a fare». Però c'è un fatto, ed è innegabile. Gli psichiatri al processo non vedono Marco Mariolini come un uomo in balia della sua ossessione. Il suo è un disturbo della personalità con aspetti prevalenti di tipo narcisistico e istrionico. In realtà quelle parole non sono state percepite molto bene da chi al tempo ha seguito la vicenda. Ma è chiaro che Marco Mariolini sia un narcisista, però è anche fortemente condizionabile e ha necessità di stare al centro dell'attenzione. Ha senza dubbio dei tratti caratteriali molto manipolatori e, quando rimane solo, cade in depressione. Una problematica del genere sarebbe potuta insorgere in Marco fin dall'infanzia, proprio perché ha abitato in un contesto familiare tutt'altro che idilliaco. Anche la madre di Marco era leggermente fuori di melone. E in Marco, crescendo, è emersa una sorta di inadeguatezza, anche a causa della totale mancanza d'affetto presente nella sua vita. Arriva l'11 novembre del 2001 e Rai 3 manda in onda quella puntata di Storie Maledette. Franca Leosini ha intervistato Marco Mariolini nel carcere di Bergamo e l'uomo si presenta con mezza testa rasata e con la barba presente solo in una metà del volto. In questa intervista Marco sostiene di sentirsi colpevole in modo materiale per la tragedia avvenuta a Monica, ma si proclama totalmente innocente dal punto di vista morale e spirituale. Nonostante Marco si ritenga in qualche modo innocente perché vittima di un'ossessione, io in quell'intervista ci ho visto un compiacimento chiaro, ovvio, palese. Era lì.
evidente. Ho guardato Marco Mariolini parlare della sua storia in quell'intervista. E quell'uomo che si ritiene vittima di un'ossessione, ai miei occhi, si dimostra solo un terribile narcisista. Allora, ragazzi e ragazze, ho deciso di parlarvi di questo caso perché a mio parere questo è un caso davvero unico nel suo genere. Oltretutto mi ha colpito perché è avvenuto davvero vicino a dove abito io. Anche perché quel video che ho visto su YouTube dell'intervista di Franca Leosini, credo oramai di averlo visto 3 anni fa, quindi io già sapevo chi fosse questo uomo. E ho cercato anche di recuperare il suo libro, ma purtroppo non ce l'ho fatta, sono riuscita solo a leggere degli spezzoni presenti sul web. Detto questo, spero che questo caso davvero assurdo possa esservi piaciuto, fatemi sapere voi che cosa ne pensate qui sotto con un commento. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video, io vi mando un bacione, mi raccomando fate i bravi, mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico vi osserva.